Tra Mario Ermito e Francesca Testasecca è riscoccata la scintilla. Dopo la pausa di riflessione presa degli scorsi mesi, i due sono tornati insieme, almeno, per una sera. Per uscire allo scoperto hanno scelto tale quale show, dove lui concorre in veste di imitatore. Francesca, seduta in prima fila, assiste con un sorriso alla sua ultima esibizione. Mario, nei panni di Bosè, canta la romanticissima Se tu non torni. Infine applaude entusiasta, ed Ermito le invia un saluto dal palco. Carlo Conti vuole assolutamente saperne di più, lui non si sbottona di un centimetro. Ermito non ama parlare della sua vita privata. La presenza di Francesca, però, non lascia spazio ai dubbi, qui gatta ci cova. Improbabile che siano soltanto amici, a giudicare da quel ciao ricco di sottintesi. Un nuovo flirt? Mario Ermito e l'ex Miss Italia si erano lasciati definitivamente dopo la pausa estiva. A giudicare dalle sue parole, Mario continua a stimarla e a volerle bene. Incalzato dal settimanale di Tutto, Ermito non fa a meno di parlarne, mi limito a dire che Francesca ha rappresentato tanto per me, la porterò per sempre nel mio cuore. I ricordi sono le uniche cose che possiamo custodire privatamente. Perciò preferisco tenerli per me. Ermito è solito spendere parole dolci nei confronti dell'ex compagna. Ora che il loro rapporto è a un nuovo inizio, parlare di amicizia appare quasi riduttivo. Tra un flirt e l'altro, però, Mario ha proceduto in punta di piedi. L'ex Geffino si è subito innamorato, ma Francesca ha frenato il suo entusiasmo, lei è uno che procede con calma. Fino a oggi, almeno. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.